Pandemia e stoicismo. Che cosa avrebbe detto uno stoico di questa pandemia? Uno stoico di età greca, ellenistica o romana? Come si sarebbe comportato? Si sarebbe forse suicidato come Zenone di Cizio o come Seneca? O come tanti altri che teorizzavano il suicidio come extrema ratio per sfuggire a situazioni ineludibili? Certo no, in questo caso. Perché qui non siamo assolutamente di fronte ad una tragedia individuale che ti porta al limite del collasso, ma a una tragedia sociale, umanitaria, in cui siamo tutti in una stessa barca, dove ciascuno può essere appestato o untore senza esagerare. Il lazzaretto è ovunque, ma esistono ancora brecce e gallerie ad aria pulita in cui ti puoi infilare e riguadagnare forse una fetta di libertà e di salvezza. Lo stoico non si sarebbe suicidato in queste condizioni, perché il suicidio è un atto individuale, non sociale. E la società si suicida in massa solo suo malgrado. Il morbo parla a te come specie, non a te come Gennaro Esposito o Marco Bianchi. Non attacca l'uomo, attacca l'animale. Attacca l'umano. Lo stoico sarebbe partito dalla domanda: è la liberazione da questa tragedia nelle mie possibilità? Perché se è nelle mie possibilità, il suicidio è escluso, come la disperazione è esclusa. Anche se lo stoico non amava parlare di speranza, come il cristiano, ma di libertà di poter ancora essere se stessi e di non avere tutte le strade ostruite, le vie di fuga intasate, la libertà di essere autonomo cancellata. Se questa pandemia mi rendesse servo, schiavo, eterno debitore, la mia vita sarebbe inutile ed andarmene prima di essere cacciato sarebbe il mio obbligo, direbbe lo stoico. Una cosa è essere condizionati da una mascherina, da un posto di blocco, dalla distanza sociale. Una cosa è essere schiavizzati, impossibilitati al 100% nell'esercizio della nostra e mia libertà. Certo, questo non direbbe un commerciante purtroppo limitato nell'esercizio del suo negozio, soffocato dagli impedimenti, che vedrebbe l'impassibilità stoica con il sangue agli occhi, come un fatalismo da prendere a schiaffi. Ma lo sguardo con cui lo stoico vedeva la situazione degli umani e delle loro vicissitudini era panottico, dall'alto, a volo d'aquila, globale e universale. Ha senso questo dolore? Si chiedevano. Ha senso questa tragedia, questo terremoto, questo tsunami, questo crollo della borsa? Ha senso? Ha senso questa epidemia universale nel computo finale, nel conteggio escatologico, nella razionalità del tutto? E non se lo chiedevano dal punto di vista dell'individuo, del piccolo orticello di qualcuno. Non credevano che le stelle nel cielo piangessero perché un bambino si fosse rotto una gamba in un fosso, per dirla così. Credevano piuttosto che ogni piccolo o grande male non potesse che confermare, anziché contraddire, la grande e magnifica buona razionalità dell'universo. Quella che neanche il bambino con la gamba rotta avrebbe potuto comprendere. Nel computo generale del male e del bene, dei piccoli mali e dei piccoli beni, il conto tornava sempre. E se per noi mortali non tornava, era perché non capivamo. Non eravamo capaci di comprendere il grande logos insito nella storia, quell'enorme logica che permeava il mondo, o permea ancora il mondo, a nostra insaputa. Perché di fatto, se un senso di colpa meritavamo di patire nella nostra accidentata vita, era quello di essere ignoranti rispetto ai disegni del mondo, alle leggi del mondo, rispetto alle leggi del grande animale, chiamato così, detto universo, rispetto a una razionalità che era anni luce sopra le nostre piccole ed errate opinioni, la nostra modesta doxa. La colpa era quella dell'ignoranza per gli stoici. Anzi, nel precipitare il giudizio,
lì c'è la colpa, precipitare il giudizio e l'assenso su conoscenze limitate, su semplici ingannevoli sensazioni e su quelle che oggi chiameremo fake news. No, secondo gli stoici noi non siamo all'altezza della logica del mondo, che ci permea e ci governa. E se siamo contro questa logica, come leopardi, ne saremo trascinati volenti o nolenti. Volentem ducunt fata, nolentem traunt. Il destino accompagna volentieri chi lo asseconda, ma trascina chi lo contrasta. 2000 anni prima di Hegel, già per Zenone di Cizio, e forse anche per Seneca, il mondo era comunque razionale. Razionale la storia, razionale la realtà, razionale lo stesso male. Che cosa non avremmo capito della pandemia, allora, dal punto di vista stoico? In cosa si manifesterebbe la nostra ignoranza? Sempre colpevole, secondo gli stoici, come già per Socrate. Non avremmo capito la sua necessità. Era necessario che ciò avvenisse, come per un terremoto o per uno tsunami. E non già per spudorate ragioni morali, religiose, per la vendetta di un demone o di un dio, per le colpe della civilizzazione o per le torri di Babele lanciate contro il cielo, fino alla hubris, alla violenza e all'inaudito. No, tutto questo era necessario all'occhio di uno stoico. Com'è necessario questo mondo, questo cosmo, questo ordine cosmico al quale noi non abbiamo mai contribuito, ma che ci rimette in ordine anche se noi preferiamo il disordine. Il disordine delle nostre passioni, ad esempio, delle nostre paure, delle nostre stesse speranze e tutte le altre passioni tristi, come avrebbe chiamato Spinoza, quelle che ci distraggono dalla verità e ci fanno vivere come in sogno, nell'ignoranza delle leggi del creato e nella necessità stessa del male. Sì, perché il male in quest'ottica è necessario. E se le sue ragioni sono imperscrutabili, e sia perché il bene ne ha bisogno nell'ordine provvidenziale, sia perché noi ci illudiamo che quell'ordine sia fatto in vista della nostra felicità, sia finalisticamente disposto al piacere dell'individuo vivente e alla sua salvezza. Nulla di tutto questo, pensa lo stoico. Tu non sei all'altezza di capire quell'ordine, quella necessità, e per questo ti sbagli e soffri più di quanto già non soffri, perché sei fuori dal seminato della ragione. Non ti affacci a una comprensione delle cose che sia limpida, veritiera, stoica, appunto. I saggi sono pochi, molto pochi, lo sono sempre stati. Noi la gran parte ci comportiamo come fanciulli storditi o come i dormienti di Eraclito. Crediamo di rappresentare al meglio il mondo e di chiudere il pugno del concetto e della conoscenza troppo presto. La nostra rappresentazione catalettica, come dicono, ossia quella mano aperta alla sensazione che poi si contrae e afferra l'esperienza vissuta nel concetto, si chiude troppo presto nel pugno di una determinazione errata, trascinata dalle passioni, e crediamo di essere i giudici e i legiferatori del cosmo, laddove è il cosmo che legifera per noi e si trasforma in stritolante gabbia per l'anima se noi non ne rispettiamo le leggi. Ma rispettarle vuol dire semplicemente conoscerle. La conoscenza non basta, ci vuole pure la saggezza, cosiddetta phronesis, di chi ha l'umiltà, la cautela e la prudenza e la forza stessa di ammettere di affidarsi all'armonia del cosmo, del mondo, qualunque cosa accade e di qualunque cosa io sia testimone a questo mondo. L'armonia di questo grande animale pulsante che è il cosmo, per gli stoici, può essere un'armonia ferrata, dotata di sbarre insuperabili e soffocanti se non la accettiamo, se facciamo i resistenti e i resilienti, o se persino pensiamo come leopardi. Questa natura non mi ama. Questa natura, direbbe lo stoico, ti ama se tu la rispetti, se non credi di interpretarne le leggi per poi giudicarle, se vuoi fare l'anarchico della ragione cosmica. Si parla di pandemia come gli stoici parlavano di panteismo,
tutto il popolo da una parte, tutto Dio dall'altra. Demos, Theos. Se il Dio degli stoici è quel tutto, che non assomiglia al Dio personale cristiano, anticipa piuttosto forse il Deus sive natura di Spinoza, quello pandemico, il Dio pandemico, sembra piuttosto avere a che fare col demone, più che col demos. Un daimon che si impossessa del demos e si fa chiamare Covid-19. A suo modo la pandemia è panteistica. Se al posto del Dio, in quel pan, ci mettiamo un demone che flagella e non perdona. Non possiamo neanche placare e scongiurare con sacrifici umani, animali o preghiere quel demos, quel daimon che sta nel demos. E infatti non si tratta di un Dio né evangelico, ma neanche vetero testamentario, quello stoico, un Dio che talvolta poteva farsi anche impietosire dai sacrifici, come il Dio biblico. Qui si tratta di una realtà che è demoniacamente scatenata, anarchica, e a cui, nella pandemia, noi non stiamo a cuore. E non perché la natura, quella natura di cui la pandemia fa parte, ci odia, ma perché praticamente quella natura, intesa nel senso stoico, intesa nella piena indifferenza, praticamente attraverso il virus forse vorrebbe superare l'umano, si spera di no. Vorrebbe magari attraverso il Covid-19 che ad una specie nostra, come la nostra, intelligente, colta, civile, portata verso i massimi sistemi e le come diceva Leopardi, le sorti, le magnifiche sorti e progressive, sia sostituita da un'altra specie, una specie più adatta al mondo, come la specie del Covid, del virus 19. Semplicemente farci fuori, occupare lo spazio terrestre che noi occupiamo, senza esagerare. Ma proprio perché questo demone, senza volontà ma solo intenzioni, che si chiama virus, non comprende né le preghiere, nei sacrifici, ecco che esso, per uno stoico, è naturale. Anche il Covid è naturale, fa parte della natura da questo punto di vista. E come natura, logos e ragione è necessario anch'esso. Nel caso producesse l'estinzione dell'umanità, come naturalmente non ci auguriamo, vuol dire che tutto questo sarebbe stato necessario. E tutto ciò che è necessario è da rispettare. Noi non possiamo che essere rispetto, rispettanti, in quanto rispecchianti di una situazione che nel bene o nel male rientra nell'ordine naturale delle cose, crederci o non crederci. E rientra tra le cose contro le quali, almeno finché non le conosciamo, non possiamo fare niente. La saggezza starebbe in questo rispecchiamento delle cose, almeno finché la scienza non ne faccia rappresentazione, comprensione, mano contratta e dunque finalmente pugno chiuso ad afferrare il concetto, a imprigionare il demone e scagliare il pugno stesso contro il nostro potenziale assassino. Meglio la scienza, certamente, meglio l'autodifesa della terapia, della profilassi e della prevenzione, ma in questo caso ci troviamo dinanzi a qualcosa fuori dalla nostra portata. Quando la scienza non ci arriva, ossia quell'assurdo che avrà certo per lo stoico una razionalità fuori di noi, una razionalità cosmica, che naturalmente rientrerà prima o poi nell'ordine delle cose. Ciò che ovviamente noi non potremo mai accettare, come non lo accettava Leopardi, non è la razionalità ultima delle cose, tutto ciò che è reale, razionale, compreso il Covid che è realissimo. Ma il fatto, questo non potremmo accettare, che questa razionalità sia chiamata buona, buona, come avrebbero fatto però gli stoici. Che questo logos sia provvidenziale, che i conti tornino sempre. A meno che non ci si voglia rassegnare ad accettare che questo logos e questa stessa armonia sopravvivano a spese stesse dell'uomo. E che le leggi dell'universo, non fatte esattamente per l'uomo,
se ne infischino. Natura matrigna e padre patrigno, padre universo, padre cosmos. Una provvidente imprevidenza nei confronti dello stesso uomo a cui dovrebbe provvedere. Ma qui un filo greco, anche come Nietzsche, interverrebbe dicendo che, appunto, questo cosmo non è stato creato per l'uomo e che l'uomo non è mai stato il fine del cosmo e che l'universo è tanto patrigno quanto la madre natura è matrigna. Provvidenza per chi? Provvidenza di chi? Non è meglio rimanere irrazionali rispetto a una ragione che vede anche un male come il Covid necessario all'armonia del grande animale? In questo una bestia antiumana molto molto feroce, un universo non fatto a misura d'uomo, in effetti, lascerebbe senza un moto di pietà un male generato in seno alla Terra. Ma anche la pietà per gli stoici antichi è una passione tanto triste quanto aggressiva, che obnubila la mente e sa molto di piacere e non di dovere, di emozione e non di ragione, e francamente di umano, troppo umano, per dirla sempre con Nietzsche. Eppure il saggio è colui che rispecchia senza pathos e atarassicamente questa necessità. Apatia atarassia, assenza di pathos e tranquillità totale. La paura è già pathos per lo stoico, è già malattia. Perché dovresti avere paura? Perché dovresti avere terrore della malattia e poi della morte? Dovresti avere al limite paura di avere paura, terrore di avere terrore. Dovresti persino vergognartene per questo attaccamento animale a te stesso che passa attraverso lo schiavismo delle passioni e ti incapsula come una mosca nel bicchiere rovesciato. Ti intrappola come un ragno nella sua stessa rete, perché tu temendo, ma anche sperando, sei fuori. E non solo sei fuori come un balcone, ma fuori dalla necessità, ignorando pure di essere necessitato. Tu obietti, come necessitato? Io voglio essere libero di essere come sono. Non credo al destino, non credo al fatto, non credo che tutto sia già stato scritto. Questo è uno squallido fatalismo. Anche questa pandemia non era stata scritta. E qualche stoico forse risponderebbe: ah sì? Tu vuoi essere libero? Libero dalla necessità? Libero di volere, per esempio, quello che vuoi? Libero di pensare per conto tuo? Di decidere, di trasgredire la legge che ti costringe? Dici di voler essere libero, ad esempio, di avere paura? Tu credi di poter essere libero di avere paura? Di poter scegliere di avere paura? Eppure dovresti sapere che la paura è una passione. Neanche al cuore si comanda, per esempio. E le passioni fanno parte delle cose che ci governano e non riusciamo quasi completamente a controllare. Non c'è distanza maggiore che tra la libertà e la passione, tra la possibilità di decidere tutto quello che vogliamo e il patire insito nel pathos della passione. Tu, caro mio uomo del 2020, direbbe lo stoico, non sei né libero di avere paura del Covid, né di non avere paura. Tu non solo sei necessitato dal Deus Logos che governa il mondo, ma dalle stesse passioni, come la paura, la speranza, il terrore, le cui leggi ti tramano e fanno quello che in fondo sei, indipendentemente da te e dal tuo ideale di perfezione. Tu sei patito dalle passioni, come sei terrorizzato dal terrore o persino sperato dalla tua speranza. La tua soggettività si declina nella passione in oggettività o, seguendo l'etimo della parola soggettività, nella passione non sei il soggetto della passione, ma sei soggetto alla passione. Sei praticamente assoggettato. E quando dici voglio essere libero di amare, dici una sciocchezza. Tu sei altrettanto libero di amare come di odiare, cioè di godere, di soffrire. Non puoi, sei un soggetto assoggettato. Ma questa, direbbe lo stoico, è l'epoca delle passioni, anche di quelle tristi e inutili, cioè la nostra. Delle passioni depressive, sprecate, nel momento stesso in cui ci si vanta di vivere di passioni, nelle interviste e nelle canzonette. E guai a chi si vantasse invece di vivere di apatia e di aponia, di assenza di passione e dolore, di atarassia e imperturbabilità, dinanzi alle stesse pandemie del mondo. Questo tipo di mentalità troverebbe sempre qualcuno che praticamente
aggredirebbe lo stoico di turno chiamandolo mostro e dicendogli: io rifiuto la tua necessità, brutto deficiente, sei un molliccio fatalista vigliacco che non si mette in gioco. Oggi si stimano solo quelli che piangono e soffrono per una causa, che si battono fino alle lacrime di sangue per lei e possono dire, parafrasando Neruda, confesso che ho combattuto. Cosa direbbe oggi uno saggio stoico dinanzi allo spettacolo dei talk show con virologi, politici, giornalisti, commercianti esasperati, opposizioni, esponenti sindacali, ministri, presidenti di regione e tanti, tanti cittadini impauriti, sconcertati, adirati o sull'orlo di un esaurimento nervoso? Direbbe forse è l'immondizia della doxa che parla e sbraita senza sapere ciò di cui parla, non solo lontana dalla scienza, ma dallo stesso senso del tutto, lontana dalla necessità del tutto e dall'armonia che governa questo cosmo, in cui tutto ciò che avviene non avviene senza ragione. Direbbe forse lo stoico, contrariamente a Nietzsche questa volta, ci sono solo fatti, non interpretazioni. Eppure le interpretazioni soffocano il fatto, non lo fanno vedere, lo seppelliscono come un rimosso. E quel fatto è esattamente il Covid, di cui la gente non vuol più sapere che cosa è, ma da dove viene, chi ce l'ha mandato, chi l'ha causato. Perché se nel creazionismo cristiano alla domanda da dove viene il mondo e tutto il resto, la risposta è facile come bere un bicchiere d'acqua, è Dio, nella concezione stoica, anticreazionista, per la quale il mondo c'è da sempre, sempre apparso e sempre riapparirà nei millenni, la rovina dell'uomo in ogni tempo è sempre stato cercare una causa ultima, un'aitia, per tranquillizzare se stesso partendo dal terrore del casuale. Sì, l'uomo non sopporta il casuale e cerca la causa. L'angoscia è il frutto della mancanza di una causa trovata. La filosofia è nata forse per placare quell'angoscia, forse ce lo dice anche Severino, e la scienza e poi la tecnica sono venute incontro pragmaticamente a quel bisogno di causalità per rassicurazione contro la casualità e anche per poter intervenire sul mondo possedendolo in piena sicurezza. E allora da una parte si litiga sul Covid come i polli di Renzo portati al macello, dall'altra si cerca affannosamente una motivazione all'apparizione del virus, come a dire all'apparizione pandemica del male. Il male giustificato, il male di cui si conosce la causa, fa meno male. Una sagitta prevista viene più lenta, scrive Dante, appunto, una freccia viene più lenta quando tu l'hai vista partire nel tuo corpo, in direzione del tuo corpo. Ma qui lo stoico non parlerebbe solo di una ignoranza da parte di colui che è terrorizzato delle cause scientifiche del dolore e delle disgrazie, come il primitivo, per esempio, terrorizzato dagli effetti sconosciuti del fulmine che ha appena spaccato in due il suo compagno. Bensì, lo stoico pensa che parlerebbe di una ignoranza molto più vasta, che si rifugia sulla causa proprio perché ignora la causa suprema, per così dire, il motore di tutto, che è la stessa razionalità, insita nell'anima mundi, nell'armonia globale. In tutto vi è una logica che passa sopra la doxa, dice lo stoico. L'interpretazione e l'uomo stesso sono superati da questa logica. E la morfati è anche questo, dare un assenso preventivo e incondizionato al mondo, affidarsi all'apparentemente assurda logica del mondo. Chi siamo noi per giudicare la nostra origine umana e la nostra storia? Noi siamo solo capaci di assentire alla vita, all'universo. Non possiamo permetterci di bestemmiare l'essere, la necessità, perché ci siamo dentro e lo sputo contro il cielo ci ritorna addosso. La pandemia è l'assurdo che non si spiega. Forse qualcuno lo spiegherà e sarà un'altra bandierina della scienza, che ringraziamo, quella medica in particolare, ma poi dobbiamo dipendere da questo, da queste inondazioni, da questi mali ricorrenti nella storia. Dobbiamo interrompere di vivere, interrompere il vivere, piegare il capo mascherato e anticipare la morte, anticipare la fine con la depressione, il rallentamento biologico e biopsichico, il suicidio. Oggi uno stoico dicendo queste cose sarebbe picchiato in pubblica piazza, probabilmente linciato, perché nessun male si giustifica né filosoficamente né religiosamente. Rientrerà pure nella trama di un disegno superiore la pandemia, diranno i più, ma io me ne sbatto che la pandemia
come il nazismo, serva un bene superiore. Non ci credo, direbbe l'uomo comune, e anche se ci credessi, sputerei non contro il cielo, ma sull'universo tutto, cielo e terra compresi. Se questa è l'armonia universale, se questo è il migliore dei mondi possibili, direbbe l'uomo comune allo stoico, obietterebbe, accetto il vostro suicidio. L'obiezione è plausibile, ma molto cristiana, basata sulla pietà, sulla carità, sulla speranza, che non sono valori greci. Ciò che probabilmente non piace a uno spirito cristiano è la freddezza inumana di questo logos, che governa il mondo e che molti stoici chiamano provvidenza. Provvidenza di che? Se non c'è l'amore, direbbe il cristiano. Provvidenza di che? Se quel Dio non sa amare, se quel Dio non è persona. Quel Dio che vede e provvede, dice il proverbio, ma se non ha un'anima umana, se, che sa già l'incarnazione cristiana, quel Dio vede e provvede davanti a una scatola di burattini, che saremo noi, o un puzzle tutto suo. Infatti il Dio stoico non fa le cose per amore, e la sua provvidenza non è umana e neanche manzoniana. In fondo può far pensare a un bellissimo e perfetto orologio dove tutto funziona, anche il male, e con i cui ingranaggi anche noi dovremo girare. Le leggi della metafisica non sono diverse da quelle della fisica, e i conti alla fine tornano sempre, anche dopo una guerra, dice lo stoico. E forse l'uomo stesso, direbbe questa volta Leopardi, in sintonia con gli stoici questa volta, l'uomo stesso non è indispensabile alla vita di questo pianeta, né all'espansione dell'universo. Quindi una provvidenza senza amore. Ma perché l'universo dovrebbe essere un grande animale umano? Esso respira certo, ha un suo pneuma, che attraverso il pneuma dell'uomo, un fuoco che vivifica anche il fuoco dell'uomo, ma poi alla fine, proprio perché è perfetto, è spassionato, senza passioni questo cosmos, come la natura di Leopardi, che in fondo non ci ama e non ci odia. La sua bellezza non ha bisogno di passioni, forse solo di contemplazione e di un amor fati tutto votato alla causa prima, tutto in empatia con la necessità. Siamo troppo cristianamente abituati a una natura madre, a un universo padre, per non credere in fondo che l'universo in cui siamo nati ci voglia bene, come un papà e come una mamma. L'universo per lo stoico è certo bene, ma la volontà qui non c'entra. Non c'entra niente, neanche l'amore e neanche la carità. L'universo non ci vuole bene per farsi volere bene, come il Dio evangelico, ma si fonda sul bene che già ci intride e va riconosciuto, di una perfezione che sta potenzialmente nelle nostre fibre, a prescindere dal voler bene e dal nostro essere voluti bene. E il bene cosmico, come la ragione, è necessario. Noi dobbiamo semplicemente, al di là delle passioni, abitare questa necessità. Il Covid, insomma, ci impone di prendere posizione. Ci spinge alla spasmodica ricerca delle cause come dei rimedi e produce inevitabilmente la raffica delle opinioni, dei punti di vista, dei racconti, di tutte quelle interpretazioni che non toccano il fatto. Siamo inevitabilmente spinti a farcene una ragione, a trasformare il tutto in causa, in ricerca della causa, di aetia, di razio. Ma c'è un senso in tutto questo? La disperazione si alimenta dell'assurdo, della non causa visibile o percepibile. E spesso lo vediamo anche oggi, soprattutto oggi, l'assurdità come mancanza di causalità e di spiegazione possibile scatena la ricerca delle responsabilità e del capro espiatorio. Qualcuno avrà fabbricato il Covid, a qualcuno gioverà il Covid, qualcuno sta strumentalizzando il Covid e via dicendo. Questo atteggiamento colpevolista, dove anche la causa è colpa e accusa e imputazione, è una scorciatoia molto più comoda rispetto alla coscienza dell'assurdità della disgrazia, che gli stoici troverebbero assolutamente non assurda rispetto all'armonia razionale del mondo, quella a cui solo pochi saggi arrivano però. Quello dello stoico è uno dei modi di interpretare il mondo, e col mondo il dolore, la disgrazia, l'assurdità dell'esistere. Ripetiamo, ogni assurdità dal punto di vista cosmico è apparente, anzi dal punto di vista stoico è apparente. Se un terremoto è assurdo per lo sterminio dei popoli, non lo è sub specie aeternitatis. Ancora più dal punto di vista del nostro giovane pianeta, dove i terremoti, per esempio, sono delle eruzioni
sono quasi delle eruzioni cutanee giovanili. L'assurdo non elaborabile è per il greco antico il tragico, che il cristiano sconfessa, come dice giustamente Galimberti, per un racconto a lieto fine della storia millenaria dell'uomo, della storia umana. Sostanzialmente è un finale comico e ottimistico quello dei cristiani nella loro concezione della storia, diversamente da quello greco. Allo stoico non sfugge l'assurdità di certi aspetti dell'esistenza, come la malattia e la morte, un maremoto o una pandemia. Solo che tale assurdità, ripetiamo, non è più assurda quando lo sguardo umano si eleva a volo d'aquila verso quell'occhio supremo di Dio, ovviamente il freddo necessario Dio della provvidenza senza amore, dove tutto il male si ricompone nell'armonia necessaria del grande animale, inteso come il cosmo dell'anima mundi. È ovvio che nel frattempo, tra un sogno di armonia totale, ma non totalmente vivibile, né perfettamente conoscibile, e la realtà così com'è, nella sua bellezza, nella sua tragedia, vi è la vita dell'uomo, che può essere quella di un turacciolo tra i flutti. E qui il substine e abstine, il sopporte astiniti di Epitteto, gioca il suo ruolo etico, già pre-kantiano. Ma quel sopportare non è la pazienza del martire cristiano, che esibisce la smorfia patetica del suo dolore nei quadri medievali, ma è un vero sostenere a braccia aperte la fortuna quando questa non depone a favore dell'uomo. L'astensione dalle passioni, poi, è solo un rifiuto di patirle, non di governarle. Per lo stoico, questa pandemia non conterrebbe nessun messaggio. E davvero per la logica umana non avrebbe senso. Ma nessun demone ci vuole del male e nessun Dio ci tirerà fuori da un dolore che ci purifica. Spinozianamente dobbiamo evitare le scappatoie del terrore superstizioso e della speranza, passioni in fondo primitive. Ma se questa disgrazia dell'umanità del terzo millennio non ha nessun senso dal punto di vista della vita umana, dice lo stoico, ne ha probabilmente dal punto di vista del Dio Logos, o chi per lui, il Dio necessario e senza amore. Un senso che noi sostanzialmente ignoriamo, ma che senza dubbio si intreccia al non senso di tutto questo. Del resto non c'è stoico che non creda nella grande bellezza dell'universo, oltre all'eternità di un cosmo che è così poco fatto per l'uomo da deflagrare nel fuoco dopo, dicono, 26.000 anni e poi risorgere dalle ceneri per altri 26.000 anni nella palingenesi e nella cosiddetta apocastasi di un eterno ritorno. Scomparirà prima o poi il Covid, ma scomparirà anche l'uomo, si spera prima del virus. Resterà vivo e sfolgorante, destinato a nascere e a rinascere, a differenza dell'uomo, per una eternità che non appartiene alla morte, ma non appartiene neanche a noi.